movida è Piazza Mazzini, cioè migliaia di giovani, soprattutto nel fine settimana, si trovano in Piazza Mazzini perché è un luogo di ritrovo. Ma spegnere la musica di sera nel cuore per eccellenza del divertimento estivo jesolano è davvero troppo per il sindaco Valerio Zoggia. Il problema non sono i locali e il divertimento. I fatti di cronaca accaduti con le zuffe e gli accoltellamenti hanno, dice il primo cittadino, un denominatore in comune: la mancanza di sicurezza. Quello che manca è il controllo, soprattutto a una certa ora in poi, parlo dalle due in poi, cioè manca il controllo della piazza da parte delle forze dell'ordine. Ma noi siamo anni che domandiamo, quando abbiamo le riunioni in prefettura, sull'ordine pubblico e la sicurezza. Spegnere il divertimento non solo crea un danno all'immagine, spiega il sindaco, c'è anche la questione occupazionale. Sicuramente i locali, non lavorando più o lavorando pochissimo, faranno dei licenziamenti, quindi andremo a perdere dei posti di lavoro. Un provvedimento quindi che appare fuori luogo. Rispetto alle decisioni del magistrato, sono un attimino perplesso di questo provvedimento. Intanto nella bacheca di Facebook del titolare di Le VIP, uno dei locali sotto accusa, appare la foto del cartello appeso fuori dal bar con la scritta «Cedesi attività». Centinaia i mi piace sotto il post.